quali noi, appunto, come lei giustamente diceva, siamo qua da 50 anni e siamo un po' stanchi. E prima o poi doveva succedere, non si può andare avanti all'infinito. Non abbiamo, come si può dire, un seguito familiare che può proseguire l'attività, e quindi ci è capitato un'occasione di cedere il locale, e quindi, arrivati alla nostra età, abbiamo deciso di siamo un po' stanchi, sinceramente siamo un po' stanchi, e abbiamo deciso di cedere l'attività. E quindi questo è il motivo principale, pur col cuore, come si può dire, un po' spezzato, perché io personalmente, ma anche mia sorella che gestisce con me, abbiamo passato tutta la vita qua dentro, quindi abbiamo visto veramente qualche generazione di persone passare. Però prima o poi doveva arrivare il momento, ed è arrivato adesso, insomma. Quanto tempo ci stavate pensando a questa decisione e siete stati corteggiati da quelli che saranno i vostri successori? Sì, guardi, ci pensavo da un po', ma mai seriamente. Diciamo sì, procrastinando sempre, perché insomma sei dentro, lavori, continui, vai avanti, eccetera. Poi ci è arrivata come si può dire, questa richiesta. Ci abbiamo pensato sopra tanto, perché è stata una decisione molto sofferta, e poi quando era più procrastinabile decidere, abbiamo deciso per vendere, sì. Perché poi, tra l'altro, il bar grande, è impegnativo, eccetera, quindi non capita tutti i giorni che si presenti un'occasione di poter cedere in maniera seria a persone serie, eccetera. E quindi abbiamo deciso di fare questo passo, insomma, che ci costerà molto a livello emotivo, però è necessario, prima o dopo bisognava farlo, Chi prenderà il testimone? insomma. Guardi, l'immobile è stato acquistato da una società milanese che si occupa di queste cose. Chi lo gestirà ancora non lo sappiamo, perché loro hanno diversi locali in giro, eccetera, quindi hanno tutti i loro gestori, e quindi esattamente chi lo gestirà non lo sappiamo neanche noi. So soltanto che posso dire che verrà chiuso per un periodo, perché verrà restaurato e rimesso a nuovo tutto l'interno, che effettivamente aveva bisogno un po' di restyling, un po' di anni, insomma, che l'abbiamo fatto noi circa 15 anni fa, l'ultimo restyling in serio, e quindi verrà chiuso un po' di tempo per fare tutti questi lavori. Quanto ci metteranno non lo so che faranno degli interventi molto abbastanza corposi, diciamo, sì, non solo il cambio sedie e tavoli, per capirsi, e quindi poi riaprirà con la nuova gestione. Qual è il ricordo più bello di questo locale o i ricordi più belli? Guardi, io ne avrei tantissimi, perché come puoi immaginare, io sono partito da ragazzino qua, e quindi ho visto veramente 3 generazioni passare di qua. Citare un esempio non glielo so dire, però la soddisfazione di vedere i figli, cioè voglio dire, mi scusi, quelli che hanno figli adesso, i cui loro genitori avevano i loro piccoli e venivano qua da fidanzati, impagabili. Nel senso, ho visto queste 3 generazioni, ho visto i padri di quelli che hanno i figli adesso, che venivano qua da fidanzati, quindi avevano i figli. I cui figli a loro volta hanno avuto figli e vengono qua ancora, quindi questo per me è una soddisfazione bellissima. Credo che i clienti ci hanno dato moltissimo, noi speriamo di aver dato tanto a loro, ma loro ci hanno dato veramente tanto, in soddisfazione, in amicizia, in condivisione. Mi ha passato la vita con loro, perché io ho vissuto qua tutta la mia vita, soprattutto da ragazzino, e quindi immagini lei quanti ne ho visti passare. Quindi un episodio singolo non glielo saprei, non saprei da che parte cominciare, però veramente, soprattutto l'affetto della gente, e l'affetto della gente che si è, come si può dire, aspettato nel venire, nel continuare a frequentarci, eccetera, e col sorriso, eccetera. Quindi voglio dire, qualcosa di buono, lo spero di averlo lasciato, insomma. Avete intenzione prima della chiusura di fare, non so, una festa, un Guardi, brindisi? ci stiamo pensando, perché è stato così tutto un po' veloce, un po' un accavallarsi di tutte queste cose qua, che è stato come uno tsunami, come si dice adesso, quindi veramente
Non lo so, probabilmente sì, però in questo momento non lo so dire, ma non per non dirlo, è proprio che non abbiamo avuto il tempo di pensarci, mi credo. C'è qualcosa magari che vuole dire ai clienti che stanno guardando questo video, magari un saluto? Guardi, sicuramente li ringrazio di cuore, perché senza di loro noi non saremmo qua, non saremmo stati qua così tanti anni, e ringraziarli per l'affetto che ci hanno dimostrato, perché veramente c'è veramente tantissima gente. È un bar quello che è frequentato da come si può dire, da una, non solo da una generazione, siamo passati in 50 anni, 45 anni, attraverso tante mode, tanti locali di tendenza, eccetera, modi diversi di fruire il bar, eccetera. Noi siamo ancora qua e abbiamo sia i nonni del mattino che bevono il caffè e i figli di questi che vengono per il pranzo di lavoro, eccetera, e i nipoti di questi nonni che vengono la sera, quindi prendiamo tutti, il resto siamo in bar del centro. Qua poi insomma abbiamo fatto veramente tante cose, per dire le ultime elezioni, qua sono passati tutti, siamo non vorrei essere esagerato, ma un po' il fulcro del centro, insieme a tutti gli altri qua intorno, i nostri colleghi, ci mancherebbe altro, con cui vado molto d'accordo, tra l'altro, sono colleghi, non avversari. E insieme abbiamo fatto vivere il centro, diciamo così, un po', di reputo così. Quindi veramente un ringraziamento ai clienti. I clienti che ci sono sempre stati vicini e che ci hanno accompagnato in questa avventura lunghissima. E basta, soprattutto questo.